questa musica ti prego balla. Ti prego muoviti come fai samba. Se vuoi dell'acqua ti compro una spiaggia, ma tu balla. Quindi chi cazzo è questo qua? Zota. Zota. Chi sia la vera o... Io mi ricordo Zotac, che è una marca, una sottomarca di videogiochi, roba da gaming. Blizzard. Ma Blizzard è... Io comprai una cassetta merdosissima per il Super Nintendo. Sì, col camalentone ancora c'era all'epoca. No, c'era il Super Nintendo con la cassetta. Mio padre, non so in che cazzo l'aveva preso, mi ha portato a comprare un videogioco tipo alla Coop di Gagliate. Ma che cazzo, vendevano pure i videogiochi alla Coop di Gagliate? C'erano quattro giochi, il calcio, il basket e questo. Un picchiaduro non c'è, c'è quello dei supereroi DC. Vabbè, figo, DC. Cosa facevano i supereroi? Niente. Come niente? Niente, non facevano niente. Erano lì, mi guardavano. Ah, ma ha fatto pure scriptato male. 2D, classico, con gli sprite di Street Fighter, brutto, lento. Ah, quindi copiato anche dagli sprite di Street Fighter, quindi il fuoco che ti avvolgeva uguale. Ma magari ci fosse stato il fuoco che ci avvolgeva. Lo odiavo, io avevo solo quello, però ci giocavi perché avevi solo quello e odiavi. Ma che puoi scaricare? Odiavi e giocavi e odiavi, sempre di più, finché poi ricordiamo tutti che fine ha fatto tutto Super Nintendo. Ciao a tutti ragazzi, questo è ragazzo, fidele a me, come state? Con questo così, preambolo un po' nerd, ma anche un po' Amarcord, sì. Io lancerei la sigla. Un elicottero con la sigla. Sì, un penicottero, un cazzo mi fischia l'orecchio, qualcuno mi pensa. Zoda, credo che sia Zoda. Zoda non l'abbiamo mai cacato minimamente. Io non so nemmeno che roba faccia, non so che faccia abbia. Ma io mi ricordo che qualcuno tempo fa mi disse di non ascoltarlo perché era uno youtuber che voleva... Chi era? Sai chi? Chi era? Panda. Te lo ricordi? Oh, cazzo, è vero, era Panda! Che io mi ricordo che nei commenti sotto... I fan, comunque i followers, scrivevano quel merda di o quel minchia di, e poi il nome Panda. Del merda era Panda. E comunque non è che c'erano lontanissimi, ma chi se ne fotte? E lui diceva, no, Zoda è un coglione per Panda, lo diceva. E lo youtuber adesso vuole fare il rapper. E io gli ho detto, vabbè, ma tu sei il rapper, ora ti stai facendo youtuber, che cazzo? E tu puoi, l'evoluzione, lui fa l'evoluzione. E poi ho visto il video, quello con le suore lesbiche che si baciavano. Non l'ho visto, mi dispiace. Sì, mi ha fatto schifo il video, perché però rappava meglio di Panda, quindi... Ma comunque rappa, un tipo che rappa questo? Sì, l'ultima che faceva le rime come Cristina D'Avena, no. Però quindi lo segui anche a assiduamente. Con te ho fatto la reaction, un coglione. Non hai mai visto Zoda? Non abbiamo mai fatto una reaction di Zoda? Con Madman. Mannaggia il cazzo. Madman e Zoda. Ma sei coglione, chi era? Zano. È uguale. Sigla! Madman. Madman e Zoda, ho capito. E quindi il dilemma è, adesso parlava di Zoda o di Zano? No, all'epoca parlava di Zoda, mi ricordo al 100%. Quello con quel bacio lesbico, di chi era? Ma che ne so, chi l'ha Panda messo? Parlava di merda, di quello che ha fatto con il video nella macchina. Oh, comunque quarto in tendenza c'è Giorni Scandal, Giorni. Assieme a quella stronza di Giulia Jean. Giulia Jean. Vabbè, noi andiamo a vedere Zoda, che questa foto è bruttissima, sembra vale. Side. Chi? No, sembra Giorni Scandal. Zonny. Zoda Scandal. Sembra Giorni Scandal con un taglio però con un taglio gabber cattolico protestante. Ho capito. Vabbè, noi partiamo a vedere questo film, questo video in balla tendenza. Balla, ma nel senso che devi ballare o che balla? Questa musica davvero balla, come dice qualcuno. Madonna. Che uscirà giovedì. Anzi, oggi. Esce oggi, ragazzi. È uscito oggi alle 14. Ma per l'11 settembre qualcuno ha fatto qualcosa. Sì, ho dato giù le Torri Gemelle. Grigliato. Ho capito. Zoda, balla official video. Andiamo a vedere cosa ha combinato prima in tendenze. Vai. Satira. Albert, grande protagonista del video. Senza dell'unità che è Volemus. Ma chi ha doppiato? Cioè, Shade? No. Ma che Ghost? Guardate. Ah, grande, ecco. Madonna, film ha fatto. Fico. Che dalla luna, da un pianeta, qual è la luna? Però più alte le voci la prossima volta, la Murdaka. Che voce è? Timbro non mi piace. No, neanche l'accento. Ma cosa è più?
Che bello il video, raga. Bravo a Murdaka, oh. C'ha pure i ballerini, o? Oh. Che ballava? Ma lui è un alieno o sono tutti alieni? Un po' a me non mi dici. Bello. La rima è un po' banale qua, eh. Primo pezzo è carino. Tutto il verde per le masse. Finalmente gente che balla, raga. Era ora. Questi controcori mi ricordano molto Andrea Costa. Pare! Raga, no, bello il video, cazzo. No, proprio il pacchetto è molto figo. Magari il pezzo, se lo avessi sentito su Spotify. Sono un alieno, fumo le canne. Fumo le canne, sono un alieno malinconico, un po' depresso. Allora, prima di dire tutte qualsiasi minchiata, che poi svanghiamo, il pezzo è figo, il video è figo. Sì, sì. Lui è fregno. Lui è fregnetto, anche se c'è sta faccia un po' da ritardello. Da faccetta da ritardello, ma le sulle canne. Sì. No. Il pacchetto in sé è un bel pacchetto. Ci sta, meglio lui in tendenza che altri. Minchia, ma infatti primo in tendenza ben venga. È sì, uno dei sì. Video più belli che ho visto ultimamente. Beh, Murdaka è bravo. Ma Murdaka quando mette le lesbiche che si baciano? No. Ecco. Però? Però quando metti la gente che balla, sì. Bravo. Beh, il pezzo è figo alla fine. Ma perché quello mi diceva di non ascoltare? Ma io questo non capisco. È perché ha più bravo di lui. Ah, ecco. E niente, boh, finito qua la ragazza. No, io andiamo a leggere il testo, vediamo che cosa. Beh, la retoricona. Ok, infatti, questo però è devi anche saperla mettere giù bene la retorica. Retorica e retorica, effettivamente il testo è retorica. E anche cosa che noi abbiamo già sentito. Però ricordiamoci sempre che su che pubblico. È per una cosa nuova, è giusto che si riportino delle cose nuove. Se no fai come Caos e Colle del Fomento che fanno lo stesso show da 15 anni, certo. Che da una parte dici vabbè, campi di rendita. Dall'altra però permette al ragazzino di 15 anni di adesso di potersi godere il concerto che c'era 15 anni fa e che altrimenti non avrebbe mai io visto. Io sono un po' egoista, ecco, egoista. Come sempre cose nuove. Sono solo egoista su questa cosa perché io vorrei anche cose nuove per me. Ma io secondo me se uno non c'è più un cazzo da dire, piuttosto che fare minchiate come fanno tanti e peggiorare. Ah beh, sicuro. Allora dico, aspetta, vuoi il concerto ti faccio i pezzi vecchi, grandi classici. Posso dire una cosa? Questo ragazzo è uno youtuber, era uno youtuber, giusto? Che cazzo ne so. Raga. Però la mi avete tanto. Non è la Zoda. Zano, YouTuber, grande Zano. YouTuber, grande rapper. Però io, Zano e Zoda, ora come ora per quello che ho sentito. Avecene, dici. Avecene Zoda. Ma Zona, questo è Zoda? Sì, questo è Zoda. Ma Zoda è YouTuber? Zona. Zoda. Zoda è YouTuber era uno YouTuber di Zona. E cosa faceva? Zonava. Credo. Arizona. Balla balla come volare, balla balla lasciate andare, balla balla non ti fermare. Comunque, come biglino o interpretando? Io leggerei testualmente. Proprio. Ok, allora ragazzi, per evitare qualsiasi tipo di problema, però so che anche a voi vi piace anche quando analizziamo il testo, quindi magari se c'è qualcosa di la bello... La tradizione ebraica dice, ci sono tanti modi per analizzare un testo e interpretarlo, sì. Ma uno deve essere indispensabile, quello letterale. Perché se uno scrive quello, deve essere quello. Ho capito. Quindi useremo la traduzione letterale. Trovare un po' di luce anche se non c'è sole. Quindi hai acceso una lampadina. Non dare interpretazioni tue, l'abbiamo appena detto. Ha trovato una luce. Trovare un po' di luce anche se non c'è sole. Non so cosa conduce, ma mi porta altrove questa luce che ha trovato. Ma non sappiamo se era una lampadina o una candela. Hai ragione, non c'è scritto. O una stella, o ha dato fuoco a un barbone. Ah, certo. Perché comunque è una ragazzata. Poi i genitori, se sono in politica, ti coprono. Bravo. E finisce tutto così. Noi siamo sì diretti verso l'orizzonte, perché siamo diversi da queste persone. Siamo in ogni dove, più alti dei palazzi. Noi siamo diversi, siamo alieni perché fumiamo in le in questo carte. Girone andiamo in giro con i taxi. Non ci confondiamo mai come questi falsi. Siamo sciolti come cani in giro, morti per le mani. Morti per le mazze. Siamo sciolti come cani in giro, morti per le mazze. Morti per... Usciamo un attimo dal personaggio biglino. In realtà è veramente figo. Parla di unicità. Cosa che è difficile sì, da trovare. Sì, però dice siamo, noi siamo diversi, noi siamo alieni. L'ho già letto in tanti anche questo. No, JPK e tutto quello che vuoi. Ma non sta dicendo siamo diversi che ci stiamo a fumare le canne. Sta dicendo guarda che li trovo no, molto, sta, molto 16 barre qua dentro. Figo, figo, non puoi cambiarci, è normale. Noi non siamo umani, è surreale trovarseli davanti, incontrarli per scazzarli. Come amarsi per poi odiarsi. Questa è veramente retorica, però sì, è bello. Ritornello, balla balla balla. Per le ragazzine. Lo sai che me ne frega? Sparisco in un baleno. Cioè sai che me ne frega? Sparisco in un baleno. Mi spingo sull'altalena, dipingo l'arcobaleno e qua, mamma mia. Brutta brutta. Poi vedo la luna piena e mi rincorre come da bambino con la testa appesa fuori dal finestrino. Vabbè, i viaggi spaziali. Vabbè.
Sembra che mi insegua, è un ricordo bello, ma qui la vita è lenta, odio questo tempo. Vola via di mano, gli sparo ma non lo fermo il tempo. I sogni, volto indietro, vedo tutto in bianco e nero, quindi no, non mi perdo qua. Brillo, poi ti spengo, poi dormo contento. Brillo, poi ti spengo. Bravo. E cambio carte, atterraggio a casa base, su da Marte, Porto Verde per le masse. Cosa vuol dire Porto Verde per le masse? Spero che non sia che le porti cannette. Le cannette per farsi sballare e andare in cielo. Le cannette, perché qua il tempo è lento, si annoia e fuma le canne. E noi siamo troppo diversi dagli altri, siamo sopra, vogliamo altissimi. Non siamo come loro, noi siamo diversi, noi siamo alieni, noi siamo speciali. Confronto la merda. Oh, va bene, no, ripetiamo cannette. Quello che abbiamo detto all'inizio. Avecine, siamo contenti che è lui in prima e non c'è quelli che dicono è una merda. Una merda e poi vado tutto in tendenza a dire che schifo, che merda. Bravo. Per non fare nomi, però sapete i fenomeni trash. Allora questo ha fatto un pezzo che a me non me lo riascolterei, però non lo so, magari dopo con l'impianto figo me lo sento, vediamo se mi dà la stessa cosa. Avendo qua un impianto dove non sento i bassi, magari la voce ha una frequenza differente e mi piace. No, ma il testo è anche scritto bene, per carità, se vuoi far Baudelaire di sta minchia a me va bene. Ma a me va bene, per quanto mi faccia cacare Baudelaire, non ti devi permettere di parlare di Baudelaire, lui è un artista. Tu non hai scritto. Ma siccome io non c'avevo. Siccome io non avevo i genitori ricchi che mi pagavano gli studi, l'oppio e l'eroina, non sono un artista. Ovviamente. Però se però magari. Quelle lì davanti sì, secondo me. Quelle lì davanti che stanno alla finestra, leggono Bukowski, fumano le cannette e si sentono sto cazzo. E Baudelaire di sta minchia, però tanto io sono ricca, faccio tutta l'alternativa, perché ho queste cazze di arrecchini a dilatatori. Arrecchini. E niente, è diventato, raga, è diventato un ottantenne che rompe il cazzo, guarda. Sì, così. Io sono alternativo, fumo le canne, sono alti, non siamo come gli altri, non siamo diversi. Priestess. Vi chiudo un attimo la storia dicendo che se io avessi un fratellino piccolo che si guarda YouTube, sarei contento che ascoltasse questa roba. Anch'io. Piuttosto che tanta altra merda di YouTuber o di rapper addirittura che lo fanno di professione, che hanno perso il contatto con la realtà. Io ho una sorellina e guarda Fedez e so che verrà su una m***a ogni... Poi vi pare, mi sono poi la mamma di... cioè... no, però c'ho il padre di... c'ho lo stesso padre, si è sposato. Va bene. Cazzo di casino. Ciao. Taglia tutto. Chiudere prima, ciao. Ciao!